Ciao a tutti, Natale si avvicina, mancano 5 giorni e sono sicura che molti di voi non hanno ancora fatto tutti i regali di Natale, dite la verità. Commentate facendomi sapere a chi dovete ancora fare il regalo, io personalmente non l'ho ancora fatto, a Fabio e a mio papà. E fate diventare quel pollice grigio un pollice blu, perché diventa blu se lo cliccate, se aspettavate questo video con tutte le mie idee regalo 2017. Vi dico subito che sono idee regalo per tutti i budget, abbiamo sia regali un po' più sostanziosi se dovete fare magari un regalo importante, se siete un gruppo di amici, o idee regalo medie, di regalo molto cheap però molto carine. E allora direi che un regalo stupendo può essere la piastra, questa qua di bellissima, è questa On The Glam larghe e strette, è molto bella perché ha questo packaging super natalizio e siccome non mi ricordo i prezzi di tutte le cose che mostro, poi me li vado a cercare e nell'info box vi scrivo tutti i prodotti che ho menzionato nel video con i prezzi e anche magari i link dove comprarli se volete, così avete tutto a portata di mano, prezzo, link, tutto quanto. Un'altra idea regalo secondo me bellissima, questa è veramente una chicca, è la nuova palette di Urban Decay Heavy Metal e guardate questa serie di colori metallizzati. Io ho usato per ora questi qua dalle tonalità più neutre e infatti voglio fare anche un make-up natalizio con questi colori dorati. Fatemi sapere nei commenti se volete un make-up natalizio, che lo farò sicuramente. Anche Kiko ogni anno fa la linea natalizia e ci sono veramente delle cose molto simpatiche, ad esempio questa beauty blender a forma di pupazzo di neve che si può anche appendere all'albero, oppure fanno questi set con dentro smalto e rossetto. Questo ad esempio ha questo smalto metallizzato dorato e il rossetto non so che tonalità è, però forse è abbinato allo smalto, potrebbe essere, e il packaging è molto carino e anche questo è un pensierino piccolo ma utilissimo secondo me. Un'altra idea regalo carinissima con piccolo budget sono le palette di Glossip, guardate quanto sono carine. Praticamente questa è la confezione natalizia e ci sono 4 colori con lo specchietto e il pennellino. Questa è la versione nude, però c'è anche la versione smoky che dentro ha un nero stupendo opaco e in più questi colori glitterati. Mi piacciono perché sono leggerissime, sicuramente le porterò quando vado in viaggio, in giro, e possono piacere un po' a tutti perché sono praticissime. Uscendo dall'ambito beauty makeup, se avete un'amica o un amico a cui piacciono i libri, piace leggere o comunque piacciono i libri illustrati, vi consiglio tantissimo questo libro che mi sono presa per me perché l'ho adorato appena l'ho visto. Praticamente si chiama Lost in Translation ed è un libro illustrato con tutte le parole che esistono nel mondo ma che sono intraducibili. Vi faccio un esempio perché sennò non si capisce. Ad esempio in svedese esiste una parola, resfeber, che indica il battito irrequieto del cuore di un viaggiatore prima che il viaggio cominci, un misto di ansia e aspettativa. Ovviamente in italiano non abbiamo una parola che definisca questo stato d'animo, che effettivamente c'è quando si viaggia, non c'è una parola, però in svedese ce l'hanno, resfeber, quindi praticamente sono 50 parole intraducibili dal mondo, cioè parole che esistono in alcune lingue ma che in altre non ci sono, e a me è piaciuta tantissimo questa idea e spero tanto piaccia anche a voi. Un'altra idea regalo che magari non costa tantissimo ma può essere carina è la cover per il cellulare. Ad esempio io ho preso questa da Claire's ultimamente, è tutta glitterata, molto molto sbarluccicosa, però mi piace ogni tanto cambiare cover e sicuramente anche se regalate una cover a qualcuno che ha già le cover, averne qualcuna in più non guasta mai. Ovviamente tra le idee regalo non posso non inserire la felpa con le orecchie di Oisho, l'ho messa in uno dei miei ultimi video come essere più belle in 10 minuti e veramente la adoro, me l'ha regalata il mio papà per il compleanno, è stupenda, è super morbidosa e sicuramente è un regalo che può piacere alle vostre amiche coccolone perché è carinissima, mi piace tantissimo, pollice in su se piace tanto anche a voi questa felpa. Se avete un'amica o un amico a cui piacciono i berretti, da Zara ne hanno veramente di tutti i tipi, questo è uno dei miei preferiti perché c'è scritto not in the mood to comb my hair, quindi non nell'umore per pettinarmi i capelli, ed è carinissimo, ce l'ho sempre su, quindi se avete qualche amico a cui piacciono i berretti, averne uno di più sicuramente non guasterà. Un'altra idea regalo secondo me che può piacere un po' a tutte le donne è un bello sciarpone, io ho preso questo da Zara con le perle, mi piace tantissimo questa sciarpa, ce l'ho sempre su, se mi seguite su stories, su Instagram me la vedrete spessissimo e questa è bellissima, vi dico il prezzo di questa perché me lo ricordo, costa sui 20€, 22€, quindi non costa neanche tantissimo ed è veramente super super calda e mi piace un sacco. Un altro regalo che Fabio ha fatto a me ma che riciclo a voi come idea regalo perché a me è piaciuto tanto,
sono le ciabatte della fila. Queste si trovano da JD e sono veramente molto molto comode. Ovviamente d'inverno le uso coi calzini, non sono molto sexy, però devo dire mi piacciono molto e sicuramente può essere un regalo utile e abbastanza fashion, devo dire, perché sono fashion come ciabatte. Un'altra cosa che io apprezzo sempre quando me la regalano sono le babbucce, perché anche queste ne ho un sacco, ma poi ogni anno le perdo, comunque dopo un po' che le usi poi si sformano, quindi averne diverse non guasta mai. E queste sono carinissime, sono di Golden Point e hanno questo che penso sia un gatto, sì è un gatto, e sono dentro pelosine. E ovviamente per chi è freddolosa come me possono essere un regalo bellissimo. Ecco, queste erano tutte le idee regalo che mi sono venute in mente per questo Natale 2017. Spero tanto che questo video vi sia stato utile. Se vi ha tenuto compagnia lasciate un bel pollice in su. Io vi mando un super bacio e fatemi sapere nei commenti qual è la vostra idea regalo preferita. Ciao! My jacket don't get no love, no hats and no gloves, not even a chance to rain. But my baby's in town and we're gonna do some winter things.